Ciao ragazze, eccoci qui con un nuovo video. Ieri sono stata fuori città, sono stata a Palermo e ho fatto un po' di shopping vario. Prima di partire a farvi vedere lo shopping di ieri, circa una settimana fa, in un negozio di cose per la casa, di arredo della mia città, dove anche c'è tutto uno stand Yankee Candle, ho acquistato un paio di cosine, appunto. Ho acquistato due piccole candele. Allora, questa qui che sicuramente tutti ormai conoscerete, il soft blanket con questo di bucato di borotalco di Bimbo, ottimo. Non le ho ancora usate perché volevo prima farvele vedere. E questa è qua, Midnight Oasis. Questa consigliata dalla commessa. Infatti erano rimaste le ultime tre. Mi ha detto non c'era in questo formato. Mi ha detto acquistala perché è andata molto bene ed è buonissima. Sinceramente, non è un misto tra lavanda, Oasis de Minuit, White Pure Natural Extract. Tra una lavanda. È un odore di fresco, non so specificarvelo, non lo so, non me ne so, non so descrivervelo io poi, insomma, non è che sia così tanto brava. Comunque vi farò sapere dopo che lo utilizzo. Sempre lì, che avevo già adocchiato, ma quel giorno direte bene sì, riesce a fare sempre affari, ma che ci posso fare? Ne ho offerta. Questa qui ve l'ho mostrata anche questa in una foto su Instagram, la mia nuvoliera. Ditemi che cosa non è. Vi ricorda qualcosa? Qualche profumo? Si versa? Bellissima, non potevo non comprarla. Questa qui, se qualcuno la può trovare, è della marca, questa qua, Baci Milano. Forse qualche negozio dove Italian designer, dove magari non lo so, vendono questi oggetti particolari, un po' di designer. Ok, poi passiamo allo shopping di ieri. Sono andata da Kiko, da H&M, ho fatto un giro da Zara, ma ero di fretta, non sono riuscita ad acquistare nulla. Anche da Sephora sono andata, ho swatchato 2000 rossetti, ho odorato fragranze, profumi, ma alla fine non ho acquistato nulla perché ci vuole un bel po' di tempo, ci vuole calma. E insomma, sono andata prima da Kiko. E anche lì ho provato varie cose, ma poi sinceramente volevo prendere qualcosa della nuova collezione. Questa qui, Ace of Diamond, questa limited edition che per adesso appunto in tutti i negozi. Ho acquistato un rossetto che cosa non potevo acquistare, il numero 27, bellissimo. Packaging è molto bello, questo qui insomma sicuramente ne avete sentito straparlare, ne avete visto, l'avrete provato, acquistato. Questa collezione di Kiko si ispira al gioco d'azzardo. Allora, il packaging è molto bello, dorato, e questo appunto, come diceva, il numero 27, e questo color violaceo, spero che sia. Sul matte, però non è completamente opaco, vi dico, molto bello. È un viola però tendente con una punta di diciamo di rosso bordeaux. Spero che si capisca. Benvenuto 7,90. E poi ci sono parecchie cose in offerta, sia mascara che eyeliner di tutti i tipi, in crema e a penna, come più volete, sono tutti in offerta. Era in offerta anche tutta la linea per appunto l'igiene del viso, se non ricordo male, una linea di rossetti e
E poi anche lo struccante, quello viso e occhi, quello classico della Kiko che mettono lì anche a disposizione per riuscire a struccarsi tutte le swatchate. Quello lì pure era al 50%. Detto ciò, sono andata da H&M. Allora, due o tre sacchettini. Per la verità, stranamente, ho acquistato solo una cosa come abbigliamento, perché non lo so. C'era molto bella una cappa, però nera, ho già acquistato un cappotto nero e non volevo, insomma, acquistare un altro capo nero. C'ho anche dei giubbottini imbottiti molto carini, però insomma, lasciato andare. Come maglioncini ho provati un paio, però niente di che. Allora, ho acquistato alla bellezza di 9,99 questi jeans semplicissimi. Skinny, gamba stretta, sicuramente dovrò leggermente accorciarli. Niente di che, ma vestono che una meraviglia. Fanno un sedere niente male. Questi qui appunto skinny, low-waist, insomma, ve li consiglio, vestono molto molto bene. Puliti, semplici, con un tacco, una scarpa da ginnastica. Ottimi. Poi, allora, sempre da H&M, ho acquistato questa pashmina che mi ha fatto impazzire nel reparto della linea un po' sportiva, perché ci sono tutte le cattive Disney. Guardate che cosa non è, col fondo borrò che poi è il colore, insomma, per ora più in voga. Quindi c'è Malefica, Crudelia Demon, la strega di Biancaneve e Ursula, insomma, un po' tutte le cattive, veramente veramente carina. E questa, scusate, è venuta 4,99. Ho acquistato questa, diciamo, pochette, ma in realtà è un porta documenti vari, a questa sempre a 4,99, che mi è piaciuta tantissimo. One weight ticket. È comodissima perché quando si parte per avere tutto a portata di mano pesa poco, quindi qua varie tasche, tre taschine, spero possiate vederla, vediamo così. No, peggio. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4 taschine, qua è un posto, insomma, comoda per viaggiare. E poi ho acquistato due di questi portachiavi set che sicuramente conoscerete. Ne ho acquistati due perché sinceramente se magari appunto sono di corsa, non mi trucco quel giorno e poi insomma per un motivo qualunque ne ho bisogno, attacco questi alla borsa o al portachiavi o semplicemente li metto in una pochettina e ho qui c'è un mascara, un rimmel e un illuminante, un amore. E mentre qui ho un lip gloss, un rossetto rosa e un no, allora no, scusate. Ah, sì, giusto, un lip gloss trasparente, questo sicuramente sarà leggermente rosato e un rossetto rosa. Insomma, ciascuno è costato 4,99 con circa meno di 10 euro, praticamente ho tutto a portata di mano. Manca solo la terra, ma insomma, il fard. Sempre lì da H&M, nell'altro sacchettino, scusate, mi si sono bloccate un po' tutte cose. Ho acquistato questa pochette, sì, forse ero l'unica a non averla ancora acquistata, da questo lato qua, da queste lato righe, l'ho vista chiunque su YouTube, ma insomma ho voluto prenderla anch'io. Anche questa a 4,99, un amore però. Qui è bella comoda trasparente, uno riesce a vedere il contenuto. Cercavo anche il blush che tutte diciamo decantano, soprattutto per il packaging, con appunto la scatolina bianca, ma sicuramente è uscito questo della nuova collezione a 3,99. Forse sia sì, un po' più invernale perché meno fucsia. Poi ci sono sinceramente i cuoricini, che è una forma che io non amo particolarmente, però scusate, ma sto aprendo tutto in diretta, infatti non vedevo l'ora di fare il video così posso iniziare a utilizzare ciò che ho acquistato.
Questo è il blush, c'è un primo scompartimento, vedete? C'è arancione, fucsia e rosa carne, e questo rosa che è leggermente shimmer con dei brillantini, ma sicuramente poi farò un mix. E poi nella parte sottostante, la cosa comoda che avevo già appunto sentito da voi, se non me ne sarei mai accorta, specchio e pennellino. Abbastanza morbido, sinceramente ho preso prima dell'estate il pennellino quello lì col manichetto dorato, il kabuki ed è di una morbidezza e anche qui è con il traforato, quindi poi può cadere l'eccessiva polvere. E insomma, contenta. E poi c'è stata anche una cosa nel reparto bambini che sicuramente regalerò alla mia nipotina, però mi è piaciuto. Questo cerchietto che è un amore con la corona, non si sa mai che poi me lo faccio passare per Capodanno, Carnevale o qualche altra cosa. E questo, anche questo, 4,99, devo dire. Andiamo alla parte più succosa, camminando a Palermo, evitando traffico, mi sono infilata in una strada e praticamente mi si è aperto un mondo. Allora, se vi capita a Palermo, in via Gaetano D'Aita, c'è un negozio che si chiama Dress, che ha scarpe veramente, veramente belle. Ovviamente partono da circa 80, 100 a salire, fino ai 300 e su, insomma. No, non più penso di 350, perché ci sono anche quelli della Greymer che costano un po' di più. Qualche altra marca che adesso non ricordo, e c'era ancora qualcosa in saldo, è rimasto dall'estate, qualcosa a prezzo pieno. Ho acquistato un sandalo, ebbene sì, dite, siamo quasi a novembre, ma sinceramente io quando trovo qualcosa buona a un buon prezzo la prendo. E ho acquistato questi qui, che sono, hanno, scusate, il cinturino alla caviglia. Magari ora vi dico le marche, così magari facendo un giro su internet potete vedere se anche nella vostra città trovate queste marche. Plateau, intreccio, comodissima. Allora, sono tutte made in Italy, di vero cuoio. Queste qui sono di Gastone Lucioli, non so se conoscete, magari così potete dare un'occhiata nella vostra città. Bella. Quest'altro décolleté, grigio di camoscio, con la punta con queste borchiette che non si capisce, dovrebbe essere argentate. Belle anche queste made in Italy, pelle. Rebecca Samber, belle ragazze, anche il tacco, guardate che bello. Contentissima, non vedo l'ora di indossarle. Poi punta e tacco dorato e poi di camoscio rosa fucsia Roberto Festa. Guardate che bella. Belle, belle. Non vedo l'ora di metterle con i jeans skinny. Ta-da-da-da. Guardate che bella. La punta come si usa, vabbè, non ci fate caso alla casa. Questa qua, Antna, boh, scritto così, Anna T o Antna. Questa qui appunto color cuoio, taccaspillo, belle. Queste pumps. Ragazze, questi erano i miei acquisti, spero vi siano piaciuti. Spero di avervi dato qualche spunto, di avervi tenuto compagnia e vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Ancora sì, penso che non abbia nessuno iscritto, però vedete, vedo che vedete i miei video. Se vi piace appunto sfollicciate, commentate, fatemi qualunque domanda e vi chiedo di iscrivervi se vi va e poi così rimanete sempre aggiornate sui miei video futuri. E vi lascio appunto, ripeto, qui il link della mia pagina Facebook e Instagram, linkate, e insomma, ci vediamo al prossimo video, ciao!